Benvenuti alla puntata di questa settimana dei Comuni Informano. Abbiamo affrontato due argomenti importanti. Siamo andati a documentare due manifestazioni importanti. Per prima cosa parliamo del Soluntum Art Festival, che è stato inaugurato, così possiamo dire, martedì scorso, 21 giugno, a Solunto. Una manifestazione molto importante per il Comune di Santa Flavia e non solo, per un cartellone di eventi che durerà fino ad agosto. Ascoltiamo le interviste. Siamo con Giuseppe Di Franco, curatore e direttore artistico della seconda edizione del Soluntum Art Festival. Ecco, questa edizione, dopo il successo dell'anno scorso, cosa proporrete? Allora, questa edizione, a differenza di quella dell'anno scorso, l'abbiamo arricchita di eventi, sia da un punto di vista strutturale, nel senso che abbiamo, sia da un punto di vista anche qualitativo, abbiamo intanto aumentato il numero degli appuntamenti, che sono in tutto 9. E poi, se aggiungiamo a questi anche le visite guidate, le escursioni con le visite archeologiche, quindi al sito archeologico con proprio degli archeologi, si passa a 11 appuntamenti, che di fatto sono tanti, e rispetto quindi all'anno scorso, che erano meno la metà all'incirca. Poi, da un punto di vista di concerti, abbiamo dato una maggiore incisività da un punto di vista, non di qualità, perché anche quelli dell'anno scorso erano validi, ma abbiamo inserito più artisti rispetto a quelli dell'anno scorso. Quindi, per ogni concerto, anziché esibirsi un singolo artista come l'anno scorso c'erano i solisti, quest'anno ci saranno da tre o quattro Degli ensemble. sì, piccole formazioni, però variegate, particolari, di musica celtica, di musica jazz, musica classico leggera. Quindi è una cosa per avere a 360 gradi il panorama della musica e anche dell'arte. Abbiamo inserito anche la sezione teatro, che concluderà questo festival il 7 agosto, qui con l'esibizione di una compagnia del gruppo dell'Inda di Siracusa, con la regia di Mauro Avogadro. Mentre gli altri eventi riguardano sia i concerti, le visite guidate, poi ci sono le soste astronomiche, che ci saranno qui il 13 di luglio con gli studiosi e gli astronomi dell'Università di Palermo. Poi anche un altro appuntamento importante è quello del premio Solunto Filangieri, che sarà consegnato personalmente anche dalle mani del sindaco, dal dottor San Filippo, alle mani del sindaco del Comune di Santa Flavia, qui in questo sito meraviglioso, e qui è proprio dove siamo in questo momento, quindi nell'agorà dell'antica città di Solunto. Ecco, possiamo dire che questo cartellone di eventi rappresenta veramente il non plus ultra, possiamo dire, dell'amministrazione, dell'estate di Santa Flavia, perché sostanzialmente sia qualitativamente, come ha detto lei, che appunto per la lunghezza temporale da giugno fino ad agosto, in un posto tra l'altro apprezzato da chiunque lo visiti, mi sento di dire io, da ogni parte del mondo. Sicuramente appunto arricchisce Santa Flavia di una manifestazione molto importante. Sì, quindi dall'anno scorso abbiamo lavorato in sinergia con il sindaco, con l'assessore al turismo e spettacolo e con l'assessore alla cultura su questo progetto, che ad ampio respiro a lungo termine. Quest'anno abbiamo fatto un grosso passo avanti, e l'anno prossimo c'è un progetto ancora più ambizioso. E soprattutto sottolineo che questo progetto è stato realizzato senza alcun contributo da parte di enti pubblici. C'è stato il supporto importante del Comune di Santa Flavia col patrocinio gratuito, e l'accoglienza e il supporto da parte del Parco archeologico, che è dato in concessione il sito. Siamo con Ginevra Gigli, arpista del gruppo Three Moon. Cosa proporrete a chi vi ascolta stasera? Allora, noi proporremo un percorso che va, per restare in tema greco, dall'Apollinio al Dionisiaco, quindi dalle sonorità celtiche irlandesi dell'arpa celtica alle sonorità più terrene infuocate della pizzica del Sud Italia. Un'altra domanda che possiamo fare, il gruppo stasera si arricchisce anche di un ospite. Nella vostra formazione base, chi siete? La nostra formazione base è un duo, siamo io e il mio compagno Federico Chiofalo, che suona la chitarra, l'organetto e il tamburo.
Per questa volta però abbiamo chiamato un nostro caro amico, nonché bravissimo musicista, che è Giacomo Pruiticiarello, che suonerà sassofono e flauto e ogni tanto anche lui il tamburo. Insomma, polistrumentisti. Una manifestazione importante perché è deciso di esserci anche quest'anno. Intanto per non deludere le aspettative del maestro Giuseppe Di Franco, che ha creato un altro miracolo qua al Parco Archeologico di Solunto, e ci aspettiamo grandissimi numeri anche quest'anno. E poi perché per me è un onore dal punto di vista professionale poter portare avanti questo incarico che diciamo ho battezzato anch'io, tra virgolette, l'anno scorso con la prima edizione. Ecco, sappiamo che quest'anno sarà ancora più lungo il calendario, più ricco il calendario degli appuntamenti, si articolerà fino ad agosto con concerti e altre manifestazioni. Quindi anche quest'anno, come tu hai già detto e lasciato intuire, c'è stato un potenziamento un po' di tutto quello che è l'organizzazione. Sì, intanto c'è stata una grandissima partecipazione di sponsor privati, al di là del pubblico che quest'anno non ha partecipato, e quindi questo è importante dirlo, perché il contributo dei sponsor, degli imprenditori siciliani che hanno creduto in questa manifestazione, va valorizzato. Le manifestazioni previste dentro questo cartellone sono tante, manifestazioni musicali, manifestazioni di recitazione, anche di teatro classico, verranno degli attori dal teatro classico di Siracusa, e poi anche un premio, il premio Filangieri, alle personalità di spicco siciliane in vari settori, e poi delle visite guidate, la partecipazione delle scuole, quindi è abbastanza nutrito il calendario. Perfetto, ricco anche di appuntamenti variegati. Appuntamenti variegati che io avrò il piacere di presentare in gran parte, quindi a partire da oggi, il solstizio d'estate, il 21 giugno, ogni martedì, per 4 martedì ci sarà musica al tramonto, poi ci sarà il premio Filangieri il 13 luglio, e poi basterà consultare sia Facebook che il programma del Solunto per tutti gli appuntamenti giorno per giorno, perché sono veramente tanti. L'amministrazione ha avuto un ruolo decisivo, non con economicamente, cioè non ha fornito denaro per le ovvie ragioni che ormai sono comuni a tanti comuni, però ha fornito un grande supporto per la realizzazione di questo evento. Sì, abbiamo cercato di risolvere i problemi più che altro amministrativi, logistici, anche di organizzazione vera e propria, fornendo tutto il nostro supporto sia al parco archeologico che all'organizzatore degli eventi. Come risorse, purtroppo sappiamo benissimo che i comuni ormai sono deficitari da questo punto di vista, e quindi purtroppo però vedo che sono riusciti lo stesso ad organizzare una cosa veramente bella, e che invito tutti a venire a vedere, perché sicuramente vi faranno scoprire e riscoprire uno scenario fantastico che ha bisogno, fra l'altro, di tutta la nostra pubblicità e sostegno, appunto, per essere venuto a visitare. Pensavamo proprio questo, visitando questo luogo, ogni volta che lo si visita, chi lo ha fatto tante volte, chi poche, chi nessuna, comunque si rimane estasiati dalla bellezza. Una ricchezza del comune di Santa Flavia, che è nel comune di Santa Flavia, e che appunto in questo senso voi volete promuovere per rilanciare il turismo, anche se è una parola ormai abusata e riposata, a Santa Flavia. Sì, sicuramente è uno dei punti fondamentali del nostro territorio, quindi chiaramente noi siamo sempre in sinergia con la regione, perché comunque il parco appartiene alla regione siciliana, quindi il comune, diciamo, purtroppo, esatto, anche se garantisce quei servizi, per esempio di manutenzione ordinaria, anche straordinaria a volte, quindi insomma cerchiamo di, appunto, di dare il nostro aiuto, e comunque è sicuramente il fulcro del turismo, io sarei dire culturale, appunto, del nostro territorio, e che quindi deve essere scoperto da tutti, ma anche dalla massa, cioè non solamente dalle persone che magari hanno un minimo di istruzione. Io penso che anche senza sapere di cosa sia la pietra, può fruire della bellezza di questo luogo, è quello che penso. La bellezza anche senza conoscere, poi magari si conoscerà poco a poco. Siamo andati a Palazzo Butera per la manifestazione Aspettando Villa Cattolica. Palazzo Butera perché il comune ha voluto annunciare la riapertura di Villa Cattolica il 26 dicembre prossimo, in seguito a dei lavori di restauro e potenziamento del museo. E appunto martedì scorso a Palazzo Butera c'è stato l'annuncio della riapertura da parte del sindaco e l'assessore alla cultura Romina Aiello, e contestualmente c'è stata la presentazione di un libro sui carrettieri
curato da Giovanni Di Salvo, che abbiamo intervistato. Quindi ascoltiamo le interviste al sindaco, a Rominaiello e a Giovanni Di Salvo. Come si articolerà la giornata di oggi? Allora, la giornata di oggi, oltre ad essere il solstizio d'estate, è innanzitutto la giornata europea della musica, e proprio per questo motivo abbiamo voluto dedicare queste due manifestazioni cogliendo l'occasione proprio di questa ricorrenza. È una delle prime manifestazioni che daranno avvio a quella che noi vogliamo fare, rappresentare come se fosse la rinascita culturale del nostro territorio, nell'attesa per l'appunto di quello che è il fiore all'occhiello di Bagheria, ovvero Villa Cattolica con il suo museo Guttuso. La giornata di oggi prevede la presentazione del libro di Giovanni Di Salvo, che è un libro sulla vita dei carrettieri, incentrato in particolar modo sui canti per l'appunto dei carrettieri. E al termine della presentazione ci sarà un'esibizione di alcuni studenti del Dipartimento di Etnomusicologia. Oggi una giornata che si preannuncia bella, perché appunto un concerto all'aperto, l'estate diciamo, inizia nel migliore dei modi, ma soprattutto è il momento per far conoscere quando verrà riaperta, come ha detto l'assessore alla cultura, il gioiello dei beni culturali che abbiamo a Bagheria, Villa Cattolica. Sì, finalmente possiamo annunciare alla comunità bagherese, ma anche a tutta la Sicilia, e promuoveremo questa apertura anche a livello nazionale, in realtà la riapertura del Museo Guttuso all'interno del complesso monumentale di Villa Cattolica il 26 dicembre, data importante perché si ricorda anche la nascita e quindi il compleanno, se fosse ancora vivo, del maestro Guttuso. Quindi il 26 dicembre riapriremo, ogni mese verrà realizzato un evento proprio per... Un mese prima della riapertura? Prima della riapertura, quindi prepareremo una serie di eventi ogni mese cadenzati per avvicinarci proprio a questa riapertura e preparare in grande stile questa riconsegna del museo, che è importante per tutta la Sicilia, intanto ai bagheresi e poi ai siciliani stessi. Ecco, proprio oggi passavamo lì vicino, abbiamo visto che fervono i lavori, un vero e proprio cantiere, in piena attività. A che punto sono i lavori e soprattutto quali saranno i potenziamenti di cui abbiamo sentito parlare? In cosa consisterà il potenziamento del Museo Guttuso, non solo esteticamente, anche come museo? Sì, il museo verrà rifunzionalizzato, verranno divise a piano terra delle aree dedicate a vari padiglioni, ognuna per una tipologia di arte diversa, quindi ci sarà la parte dedicata al cinema, la parte dedicata al carretto, e oggi è importante anche questo, la parte dedicata alla gipsoteca, la parte chiaramente dedicata al Museo Guttuso, poi ci sarà una parte anche dedicata alla ristorazione, quindi la possibilità finalmente verranno implementati alcuni servizi come il bookshop e l'area ristoro. Esatto, verranno inseriti dei servizi aggiuntivi che ci consegneranno di fatto un museo un po' più qualificato rispetto a prima, e sicuramente che si inserisce all'interno di quelli che sono i musei funzionali a livello europeo. Colgo anche l'occasione per dire che la scelta fatta insieme agli archivi Guttuso è quella di esternalizzare, e quindi stiamo preparando una manifestazione di interesse per verificare, per fare un'indagine di mercato e verificare se ci sono delle imprese, delle aziende disponibili a gestire il nostro patrimonio culturale, che ha bisogno sicuramente di essere rilanciato. Il 26 dicembre per noi è una data importante, ciò che viene dopo è ancora più importante, perché è una sfida, cioè riuscire a fare meglio di come si è fatto precedentemente, e quindi riuscire a far arrivare qui i flussi di turisti e a dare ampia rappresentanza della cultura di cui gode Bagheria. Siamo con Giovanni Di Salvo, autore del libro che viene presentato oggi a Palazzo Butera, I canti dei carrettieri, testimonianze, spazi e suoni. Ecco, sicuramente l'argomento di cui tu hai, che hai trattato nel tuo libro, è sicuramente, come dire, ancora di nicchia, possiamo dire. È un qualcosa che deve essere scoperto, e tu vuoi contribuire a far conoscere quelle che sono le tradizioni dei carrettieri, soprattutto i canti, al maggior numero di persone possibili con questo libro. Ho scritto alcuni testi dentro, al libro sono i primi due o tre testi, adesso non ricordo, e dove racconto un po' quello che era il mestiere, un po' quello che era la vita dei carrettieri
È il racconto di un paio di personaggi, uno fra tutti, Paolo Aiello e il Sellaio. Esatto, Paolo Aiello e il Denaro. Dopodiché ci sono i testi di Elsa Cugino che racconta di due serate, una nel 1973 organizzata dal Folk Studio di Palermo, del quale lei era presidente, e un'altra nel 2001 che organizzammo noi. Sono state incise? Sono state effettuate le registrazioni nel 1973 e anche nel 2001 a Villetto Gdulena. Nel 1973 fu una scampagnata tra carrettieri. Le ho messe tutte e due perché Elsa Cugino non trova in realtà sostanziale differenza tra quelli che erano gli ex carrettieri che veramente avevano svolto il mestiere e noi che in realtà siamo soltanto degli eredi. Giovanni, tu già anche recentemente avete ricevuto dei premi, siete andati all'estero, a Parigi se non sbaglio, in Francia, a portare appunto questa nostra tradizione. Però quanti siete rimasti a curare appunto queste tradizioni? Ma non siamo tantissimi, ma non siamo nemmeno pochissimi, visto i tempi, ecco. Potremmo essere una decina, Baglieria che ancora sappiamo cantare in Il Canto dei Carrettieri e altrettanti fuori nella provincia di Palermo. Per quanto riguarda Il Canto dei Carrettieri, nello specifico, che è una delle forme più alte della musica etnica italiana, così è stato definito da studiosi molto più illustri di me, da Laidi, Lomax o Carpitella. È uno stile esecutivo complicatissimo che difficilmente uno che non ci è nato e cresciuto riesce ad imitare. Ecco, i carrettieri senza studi musicali però avevano delle doti tecniche a quanto pare che le permettevano di sviluppare queste tecniche canore non comuni, visto che si canta comunque a cappella, se non sbaglio, quindi senza l'ausilio di strumenti musicali, come facevano? Ma non solo i carrettieri, penso ai canti delle tonnarie, ai canti della battitura dell'aia. Canti da lavoro, quindi. Canti di lavoro, anche canti religiosi. In realtà prima si cantava a casa, cantava la donna mentre faceva le faccende di casa. Si cantava, ecco, non c'era la radio, non c'era la televisione. C'era la voce. Esatto, si cantava. In Sicilia si cantava tanto. Per concludere, vogliamo capire bene cosa hai curato, quindi cosa è stato compilato in questo libro, cosa hai raccolto? Ho raccolto le testimonianze di, oltre a quelle mie, ho raccolto le testimonianze di Elsa Cugino, che come ti ho detto racconta di queste due serate. Ecco, queste due serate in cui sono state, se non sbaglio, registrati i canti. La prima è una serata nel 1973, una mangiata fra carrettieri, in cui sono state effettuate le registrazioni, ora in nostro possesso, in realtà si trovano al Folk Studio di Palermo. Okay. Sono una delle ultime registrazioni effettuate sui carrettieri che veramente hanno svolto il mestiere. Dopodiché c'è la testimonianza dello studio etnomusicologico di Girolamo Garofalo, uno studio un po' più tecnico, e lo studio di Luca Cascio, che ha inventariato e documentato tutti i fondaci della provincia di Palermo. Siamo con Nico Bonomolo, con il quale riflettevamo che abbiamo fatto, anzi hai fatto con allora la nostra collaboratrice Marina Galioto, assieme a Paolo Pentacuto, un'intervista 8 anni fa, nel 2008. Nico Bonomolo, che si può a buona ragione definire artista a tutto tondo, e che però sta sviluppando la propria passione, ma anche la propria competenza, anche perché, ne parleremo, sta ottenendo importantissimi riconoscimenti in una, come dire, un filone particolare, il cortometraggio per animazione. Intanto spieghiamo che cos'è questo cortometraggio per animazione. Fa pensare ai cartoni animati in qualche modo. Il cortometraggio d'animazione è un film a tutti gli effetti. È cortometraggio perché dura meno di un certo minutaggio, poi diventa lungometraggio. E si differenzia dal cinema vero e proprio, quello che vediamo con gli attori, eccetera, perché ogni singolo fotogramma è un disegno, ma non è una fotografia come invece avviene nel cinema tradizionale. Come se fosse un cartone animato, tu componi materialmente e manualmente. Sì, ogni singolo fotogramma viene disegnato e colorato a mano. La sequenza dà l'effetto appunto illusorio del movimento e quindi puoi raccontare una storia, devi inventarti i personaggi, le ambientazioni, eccetera.
e dare vita appunto in diversi mesi di lavoro e migliaia di disegni. Tanto con Lorenzo Pacirca hai avuto, vuol dire, un importante riconoscimento al tempo, ma anche più di recente. Lorenzo Pacirca è stato il primo lavoro, vinse il Festival di Taormina nella sezione cortometraggi, e fu però il lavoro con il quale imparai a fare animazione. Infatti anche tecnicamente dall'inizio alla fine del cortometraggio c'è una differenza tecnica visibile. Poi c'è stato Furat, che è un altro cortometraggio di 12 minuti che ha avuto delle selezioni internazionali, una menzione mi ricordo all'Arcipelago di Roma, e poi The Tour, che è l'ultimo corto che ho fatto, che un Astro d'Argento, qualcosa di... ha avuto una menzione speciale in Astro d'Argento cortometraggi, che ho ritirato a Roma un mese fa, mi pare. Questo, a differenza degli altri, è proprio dipinto. Cioè ogni fotogramma è stato dipinto e ha dato vita ad una vera e propria mostra di pittura, che è stata fatta, come sai, da Drago Contemporanea qua a Bagheria. Quindi è una tecnica particolare, un prodotto particolare. Come ti sei avvicinato a questa passione? Partendo da un'altra tua passione che, pensiamo, tu eserciti con grandissima, almeno secondo il nostro modestissimo punto di vista, con grandissima maestria, che è la pittura. In realtà io ho sempre avuto una passione per il cinema, sono sempre stato frequentatore del cineclub di Bagheria, e quindi hai sempre un pochettino la voglia di fare qualcosa nel settore, solo che non sapendo materialmente tenere una telecamera in mano, piuttosto che dirigere gli attori e quant'altro, allora ho fatto la cosa che mi era più congeniale, quella di disegnare. Certo, non benissimo, perché all'inizio devi imparare un po' la tecnica, devi prendere dimestichezza con questa forma espressiva, e poi piano piano insomma ha preso il sopravvento su tutto, sulla pittura, sull'illustrazione, sulla grafica, cioè la cosa che più mi piace fare in assoluto. Tra l'altro debbono essere particolarmente espressivi, perché non ci sono dialoghi, no. Non ci sono... non so se ci sono le musiche, però già le immagini debbono parlare da sole. Sì. Allora, in realtà potrebbero esserci dei dialoghi, e in quel caso appunto coinvolgi degli attori che prima registrano le loro battute, e poi il personaggio con una tecnica proprio si disegna il lifting cosiddetto, cioè muovono le labbra per assecondare quello che è stato detto. A me piace raccontare, almeno finora mi è piaciuto raccontare storie che non avessero bisogno del dialogo, quindi devi essere molto espressivo, e in questo ti viene in aiuto tutto il vecchio cinema muto, no? Da Buster Keaton, e poi le musiche sono invece molto importanti. Il mio compagno di viaggio è Gioacchino Balistrelli, sì, come sai, che ha fatto anche delle composizioni originali, sempre fa delle musiche che io trovo assolutamente meravigliose, e continua a seguirmi in questo percorso. Anche per questo progetto del quale ora ci parlerai, di questo ulteriore cortometraggio, che ti sta prendendo in maniera particolare. Sarà Gioacchino Balestreri a darti una mano a realizzare le musiche originali? Sì, no, le ha già fatte. In realtà sto completando un nuovo cortometraggio che si chiama Confino, ambientato ai tempi del fascismo. Sarà... Ecco, parlacene un poco, perché ci intrigava anche l'argomento e un po' come lo stai rappresentando. No, mi piaceva molto raccontare una storia in quel periodo, cioè, che appunto parla di un artista nel periodo del fascismo, quindi un periodo in cui è molto difficile essere anche artista, e mi piaceva farlo appunto con il linguaggio dell'animazione. Sarà pronto, spero, entro un mese, siamo ormai proprio in dirittura di arrivo, e le musiche appunto sono di Gioacchino, sempre. E hai realizzato quanti disegni, diciamo? Ma fare un conto è difficile, però penso quasi 7.000, cioè una cosa folle. Qualcosa sulla storia di questa, la trama di Confino, se vuoi darla, se vuoi anticiparla, oppure forse è meglio... Semplicemente un artista che appunto si ribella un attimo al sistema e viene confinato su un'isola dove deve ricominciare una vita, però appunto questa... Cosa faceva nella vita normale questo artista? Lui faceva le ombre cinesi, cioè le muovente. E questo venne perseguitato dal regime. E poi viene confinato appunto in un posto, ma è il confino che gli dà l'opportunità di potenziare, di farlo riscattare attraverso la sua arte. Cioè questa è l'idea, insomma, che mi piacerebbe raccontare. Senti,
E parlavamo di un'altra tua passione, nella quale ti sei cimentato tanti anni fa e che in qualche modo collaterale ha perso un po' via via di peso nel tuo percorso artistico, alla quale però sei sempre molto legato, la pittura. Ci sono delle cose tue molto belle anche a Villa Cattolica, in un piano di Villa Cattolica sono state, come dire, sono esposte, quindi non sono opere di poco conto. Sì, cioè, fu allora la direttrice Dora Favatella Locascio che volle mettere insieme ai grandi della pittura anche noi giovani esordienti del territorio. Io ho avuto appunto la fortuna di trovarmi accanto a Schifano, cioè nella stanza principale del museo. Adesso credo che sia ancora chiuso. No, ci sono dei lavori in corso, dovrebbe esserci una riapertura del museo in grande stile nei prossimi mesi. Senti, parlavamo anche delle difficoltà a trovare finanziamenti. È una realtà quella di Bagheria, culturalmente molto vivace, in cui ci sono molte presenze nei vari campi dell'arte, però questi artisti hanno difficoltà ad essere supportati dalla realtà del territorio. Sì, ma non è soltanto un problema di Bagheria, secondo me, è un problema proprio che riguarda proprio l'Italia, il sistema Italia, che qualcuno diceva con la cultura non si mangia, dicendo una grandissima bestemmia, perché tutto ciò che ha promosso come dire, l'Italia nel mondo è stato fatto attraverso l'arte. Per esempio, pensiamo al cinema, no? C'era il periodo dell'Italia degli Oscar in cui si dipingeva la dolce vita. Questo attirava persone, attirava uno stile di vita, faceva esportare prodotti, il made in Italy nasce un pochettino, no? da queste componenti così. Adesso sì, c'è crisi, ma più che crisi economica c'è una crisi proprio culturale, cioè non si capisce che noi se non puntiamo tutto sulla cultura, sul patrimonio che già abbiamo, su quello esistente e su quello che stiamo costruendo, non abbiamo dove andare. Cioè, un'azienda che non si pubblicizza può fare le cose più belle, ma gli rimangono in magazzino sostanzialmente. Senti, ti volevo fare una domanda che attiene un po' al nostro presente. Ci sono a Bagheria centinaia di giovani, alcuni da una grossa parte che sono andati via, sono giovani di grandi capacità, non solo artistiche ma anche manageriali, culturale in generale, di organizzazione di imprese eccetera, che si stanno facendo veramente onore nel mondo, non nel campo della medicina, in tanti settori, e c'è sempre quel dilemma attraverso un po' il dibattito, dice bisogna restare, chi resta ha coraggio, chi se ne va rinuncia a lottare per cambiare questa terra. Ecco, su questo argomento, peraltro tu tantissimi di questi giovani, parliamo anche giovani dai 30, 40, 45, c'è questa fascia di età, come la pensi su questo argomento? Ti sei mai rammaricato di non aver lasciato Bagheria per poter veramente esprimerti al meglio e avere i riconoscimenti che, diciamo, ti sarebbero dovuti? Ma, purtroppo sì, cioè, me ne rammarico continuamente, solo che ho cominciato a fare questa cosa molto tardi. Cioè, il primo corto d'animazione l'ho fatto nel 2008, avevo quasi 36 anni, e quindi già è un'età che non ti consente di andare a fare il famoso lavapiatti a Roma, no? Cioè, a Londra, quindi cioè, ad arrangiarsi, fare dire. Poi il fotografo a Ibiza e quant'altro. Tuttavia posso dire che grazie a differenza della pittura, che impone una presenza nel territorio perché devi materialmente andare a organizzare la mostra, fare dire, grazie al sistema dei festival, cioè sostanzialmente quando faccio un cortometraggio viene presentato in festival internazionali, tu puoi stare comodamente a Bagheria, ad esempio The Tour fra qualche giorno sarà presentato in Sud Corea e successivamente... Mi hai detto che hai avuto decine di segnalazioni in festival di tutto il mondo, e quindi il tuo lavoro viene promosso fuori. Ovviamente se il mio film viene presentato a Sydney, se mi trovassi fisicamente anche là, potrei prendere dei contatti lavorativi che invece non potrò mai prendere. Però dico, è vero che il mio film sarà presentato lì, verrà visto dalle persone di Sydney. Qualcuno può dire, ah, mi piace molto questo stile, questa storia, contattiamolo. Cioè, non è necessario muoversi in questo senso. E ci dicevi, ogni circuito di queste ha decine e decine di migliaia di spettatori, quindi sarebbe anche interesse delle realtà
economiche locali che hanno soprattutto una dimensione europea e mondiale, pensiamo alle aziende agroalimentari del territorio, potrebbero essere interessate, come dire, a sostenere questi sforzi. Festival ce ne sono veramente migliaia, ci sono festival più importanti, meno importanti. Chiaramente quando partecipi a un festival internazionale, sì, mediamente può contare anche decine di migliaia di spettatori, per cui se un'azienda locale ti sponsorizza, il suo nome compare, viene visto sostanzialmente là, è quindi una pubblicità sostanzialmente che non ha limiti di tempo e di spazio, perché è proprio inglobata nel film stesso. Peraltro anche registi veramente importanti come Sorrentino, ormai quando vedi le produzioni, proprio perché sono stati dei tagli alla cultura, leggi col contributo di Pasta X piuttosto che... Ma lo vediamo anche in televisione, i prodotti che vengono continuamente sponsorizzati. Da noi ci sono, da questo punto di vista, grosse difficoltà. Per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordiamo il palinsesto, i Comuni Informano va in onda il sabato sul canale 19 di Tele One alle 12.30 e in replica la domenica.